A seguito dei recenti fatti di cronaca si sono moltiplicate le richieste di aumentare i controlli all'interno degli alloggi assegnati dall'Istituto per l'Edilizia Sociale. Immediata la risposta della politica, la giunta provinciale non intende affidarsi alle forze di polizia. Le verifiche interne sono ritenute più che sufficienti. Se entro un appartamento succede qualcosa come recentemente la prostituzione, o diciamo se qualcuno va a prendere un pranzo pagato da un altro, questo non posso controllare, questo dipende dalla persona privata. Lì posso mettere un controllore davanti alla porta, lui non sarà mai in grado di controllare chi paga quando uno esce e si fa pagare, diciamo, una cena. E lo stesso vale anche se uno viene in questa casa. Io non posso guardare chi poi trova nel letto, e perciò questo è impossibile, no? E perciò dico, noi dobbiamo fare i controlli. Facciamo annualmente tramite l'istituto circa 200 controlli in tutta la provincia, però con personale dell'istituto. Sempre a proposito di controlli, ma questa volta dal punto di vista amministrativo, Durnwalder ha ricordato che la provincia rispetta le norme di legge, le quali prevedono il monitoraggio del 6% delle domande di contributo.